Una vittoria, ho scherzato con il direttore di testa di questo Avezzano, due gol arrivati proprio sul gioco aereo, siete stati bravi a non disunirvi nei confronti di una delle corazzate del campionato. Ecco, questa vittoria quanto può cambiare gli scenari dei biancoverdi nell'ottica appunto vittoria o quantomeno primi posti del raggruppamento F? Salve, buonasera. Sì, sicuramente è una vittoria che ci darà morale, che ci farà pensare al prossimo incontro con più decisione dopo la brutta battuta d'arresto che c'è stata sabato con il Termoli. Sì, siamo passati, diciamo, in svantaggio dopo i primi 15-20 minuti forse, però siamo stati bravi a reagire subito e infatti il secondo tempo li abbiamo sorpassati con il 2-1 e siamo stati bravi poi a mantenere, diciamo, il risultato. Si è visto poi un Avezzano entrato nel secondo tempo appunto con un piglio differente. Cosa vi siete detti negli spogliatoi? Sì, siamo stati bravi a riprendere, diciamo, come avevamo concluso il primo tempo. Ci siamo detti niente, di continuare come quello che stiamo facendo e di non commettere gli errori che avevamo fatto le partite precedenti nei primi minuti, diciamo, del secondo tempo. E ora tra 3 giorni si gioca di nuovo. Sì, si gioca di nuovo, siamo pronti e sicuramente avremo delle motivazioni in più dopo questa bella vittoria contro una delle squadre, se non la forse, se non forse la squadra più forte del campionato a livello di organico.